Buon Natale! Buon Natale a tutti, cari imprenditori e a tutti in generale. Sto andando verso la mia famiglia materna e paterna, come ogni anno, per trascorrere il giorno del Santo Natale. Vorrei fare gli auguri in maniera particolare a tutte quante le persone che per un motivo o per l'altro questo giorno è un giorno non proprio di gioia e di serenità e di felicità. Perché? Perché ci sono delle categorie, ad esempio gli ammalati, che sono le categorie più difficili, le persone che hanno problematiche di carattere economico, le persone che hanno delle problematiche di carattere affettivo, sentimentale, insomma tutte quelle categorie per le quali questo giorno non è un giorno ok, e ce ne sono tante, credetemi. Ecco, a tutte queste categorie qua vorrei dire che abbiamo il dovere sacrosanto di credere nella vita, abbiamo il dovere sacrosanto di pensare che le cose cambieranno, di pensare che le cose prenderanno la strada giusta. Abbiamo il sacrosanto dovere di pregare, ognuno il proprio Dio, ognuno la propria credenza, e vedrete che ci saranno altri Natali, altre giornate in cui le cose andranno meglio. Io una volta avevo delle modalità di fare gli auguri che mandavo gli sms a tutti, però alla maggior parte di questi non interessava probabilmente. Oggi ho cambiato modalità, uso i social per fare gli auguri come in questo caso, e poi invece personalmente col telefono o di persona cerco queste persone qua. Cerco queste persone qua per le quali un sorriso, una stretta di mano, una telefonata possono veramente fare la differenza. Costa sacrificio, ma ne vale la pena, anche perché entro in un mondo che non è il mio mondo, ma mi fa capire che ci sono anche altri esseri viventi che vivono in maniera molto diversa e molto peggiore della mia. Quindi l'augurio di Santo Natale a tutte queste categorie, soprattutto gli ammalati, quelli che sono nel letto d'ospedale, vedrete che sicuramente si risolveranno le cose con calma e con tranquillità, riceverete le buone notizie, e anche agli imprenditori che hanno difficoltà economiche, gli imprenditori che sono in difficoltà, perché anche in questo caso chi ha perso il lavoro, che sono anche quelli una categoria importante, perché ricordiamoci che purtroppo ci sono un sacco di famiglie in povertà in Italia, stanno sempre più aumentando. Agli imprenditori invece, che a cui va tutto bene e tutto ok, chiedo di ricordarsi degli altri, una piccola parte, so che lo fate già, però una piccola parte da destinare alle persone che sono meno fortunate di noi e che vivono in maniera diversa questo giorno qua, in modo che anche loro magari possono avere un attimo di sollievo. Buon Natale e buona giornata, buon pranzo, perché so che mangerete molto. Non mangiate molto perché poi lo stomaco altrimenti si arrabbia. Buona giornata a tutti!